Voltiamo pagina, hanno corso all'interno del carcere di Augusta 16 atleti detenuti, altrettanti esterni, hanno preso parte a Vivi Città, Marcia per la Pace, che riparte dopo 2 anni di stop per la pandemia nel segno dell'inclusione. L'inviata è Lucia Basso. Via! Partiti! Una corsa di 3 chilometri attorno al campo sportivo della casa di reclusione di Augusta che ha coinvolto 16 atleti detenuti, un gruppo di podisti esterni e la marciatrice pluricampionessa italiana Federica Curiazzi. E Vivi Città, Marcia della Pace, organizzata dall'Unione Sport Popolari, una manifestazione che mira all'inclusione, tolleranza e accoglienza per superare le barriere della detenzione. Fare attività fisica tutti insieme è una bella cosa, ci fa sta bene, fa sta bene fra noi, è un bel percorso, dovrebbe essere anzi più spesso fare queste attività fisiche. Facessi i tuoi giri, Federica! È un momento di aggregazione, di inclusione sociale, perché sono tutti accomunati da un'unica passione, lo sport non ha barriere, ti rende libero. Dalle celle il tifo degli altri detenuti. Lo sport rappresenta una occasione anche di socializzare nel rispetto delle regole e nel rispetto dell'altro. Attività trattamentali che non sono mere attività di ludiche e di intrattenimento del detenuto, ma sono delle attività che mirano a rendere il detenuto più sereno. Eccola a voi, Capone! A tagliare per primo il traguardo, Salvatore Capone. In carcere per me lo sport è molto importante. Io ho fatto parecchi anni e mi ha aiutato a superare momenti duri e ancora so che mi farà compagnia. Sono arrivato terzo, sopra i 50, per me è un ottimo record. Ha 2 mesi che mi alleno duramente per questa sfida. E il terzo posto per me è ottimo. Testimonial, l'ex campione olimpico di maratona delle Fiamme Azzurre, Giovanni Perricelli.